Manifestazioni in tutta Europa pro-Palestina. A Londra migliaia di persone hanno sfilato in corteo per chiedere la fine di quello che è stato definito un genocidio nella striscia di Gaza. Dimostrazioni hanno avuto luogo anche in diverse città tedesche, fra cui Berlino, Monaco e Francoforte. Non si sono sentiti cori antisemiti e tutto si è svolto in maniera pacifica. Un attivista dell'associazione islamica turca, Mili Gorush, dichiara: stiamo manifestando per la pace a Gaza. Questi bombardamenti sono disumani e hanno provocato una catastrofe umanitaria. Vogliamo ricordare che queste persone stanno soffrendo. A Vienna è stata organizzata una contromanifestazione di solidarietà ad Israele per rispondere alle dimostrazioni decise anche in coincidenza del cosiddetto Al-Quds Day, ovvero la giornata della liberazione dall'occupazione sionista introdotta dall'Ayatollah Khomeini nel 1979. A Parigi è stato di nuovo sfidato il divieto di scendere in piazza e circa 4.000 persone, secondo la polizia, 10.000 secondo i manifestanti, sono tornate a sfilare per la Palestina. Ci sono stati nuovamente scontri con la polizia. Una settantina di persone sono state arrestate.